Appunto, l'architettura di shelter funziona esattamente come hai detto, cioè non, istericamente non si riesce ad uscire da questa stanza dove c'è scritto clinica 1, si rientra sempre in una clinica 1 e quindi è un modo per ripresentare come una, un rullo rotto, un film che riproietta costantemente ossessivamente se stesso, come nella mente dei folli. Un'entrata che è anche un'uscita, che è la nuova stessa entrata, quindi una sorta di labirinto che dissipa se stesso in circolarità. Questo per certi aspetti appunto vuole, proprio perché poi all'interno di questo labirinto abitano persone singolarmente sofferenti e storie singolarmente e tentativamente resistenti, vuole non essere meccanismo architettonico soltanto, cioè non vuole essere un modo per risolvere un libro, per fare un libro che dovendo organizzare dei materiali li organizza così piuttosto che in un altro modo. Non poteva che nascere così, cioè questo libro è nato così perché non perché ci sono delle esigenze di carattere organizzativo, ma perché è parte, struttura la iterazione di Clinica 1 di quel che dicevi tu. Cioè del tentativo di mostrare come all'interno anche di una struttura ossessiva, che è quella mentale individuale delle persone che comunque sono sottoposte a incarceramento, sofferenza, controllo, sofferenza anche individuale, anche non chiusa in clinica, quindi sofferenza depressiva, malattia in questo senso, in questa accezione, all'interno della recursività e della inscalfibilità sostanziale della malattia e del suo ritorno, eterno ritorno, comunque ci sono frammenti di resistenza interna, ci sono frammenti di resistenza che vengono dati e dal luogo stesso, per cui i luoghi offrono sempre degli spiragli di iridescenza, come dice il testo iniziale, e che in realtà vero è, come dicono i quattro versi che abbiamo scelto anche con l'editore di mettere nella quarta copertina, che da un lato è l'ombra, la prima a essere stata fonte per l'iridescenza, quindi è questa ombra, questo umbratile di fondo che è il non dicibile e non detto del linguaggio, che è la base della sofferenza delle persone che non sono in grado a volte di accedere neanche all'espressione della propria sofferenza, è quella l'origine dell'iridescenza, iridescenza non intesa chiaramente in senso tranquillizzante, ma l'irraggiarsi della molteplicità linguistica, l'irraggiarsi delle possibilità di resistenza a una situazione di appunto di oppressione. Quindi quello che probabilmente era una materia molto personale, anche lì però declinata attraverso molti soggetti, molti personaggi, molte persone, e nella casa esposta, in Shelter diventa proprio il libro che non è assolutamente mio più, nel senso sicuramente c'è tantissimo di alcuni fenomeni, esperienze, sofferenza mie, però non c'è chiusura nella storia personale di una casa, è appunto una Shelter di carattere allegorico. Quello che a me interessa, è sempre interessato e che credo sempre mi interesserà, almeno in questo tipo di scrittura, poi ci sono tanti altri tipi di scrittura che comunque a cui insomma, faccio riferimento, è un tentativo di offrire anche attraverso queste storie che sono delimitate, questi esempi di resistenza che sono circoscritte, questi ritratti, che sono ritratti di persone effettivamente esistenti, una sorta di, ne ho parlato qualche volta in rete, mi è capitato di scriverne, allegorie cave, nel senso doppio di cava, nel senso che l'allegoria è cava, nel senso che non dà una predefinito set di definizioni di cosa sia allegorico e cosa no, quale segno debba stare per quale altro segno, quindi non c'è una corrispondenza univoca, una tavola di corrispondenze già date al lettore. Nello stesso tempo cava non è soltanto un aggettivo, è anche un sostantivo, è una cava, e quindi una miniera, e quindi questa allegoria è anche una miniera, proprio in conseguenza del suo essere vuoto, di echi che possono essere innescati dal lettore. Il tentativo è quello appunto di rimettere totalmente, in questo senso anche in maniera politica, con una sorta di discorso che si espone ma non vuole imporsi, rimettere il piano del discorso nelle mani del lettore e far sì che sia lui a stabilire tutta una serie di link, e lui a sentire a cosa può corrispondere il dato segno che io ho disposto sulla pagina, e quindi lui a sentirsi anche libero di agire il testo.
Guarda, scusa, prima di lasciarti la parola, visto che ha parlato di ritratti, di discorso, di spazi concentrazionari, e visto che poco fa ci avevi rivelato che uno di questi ritratti era dedicato ad un personaggio assolutamente mitico della nostra poesia, e non solo della poesia, perché è stato in realtà un intellettuale di uno spessore veramente enorme, la cui presenza è tanto più aleggiante quanto più si è voluto sottrarre a una presenza pubblica, cioè Emilio Villa. San Marco ci ha detto che uno dei ritratti è dedicato appunto ad Emilio Villa. Non so, ti volevo chiedere se ti faceva piacere leggere un testo, il testo dedicato ad Emilio Villa. Che tra l'altro è un testo di limite, perché chiude un altro passaggio a un'altra clinica 1, quindi è un testo che chiude una porta nel momento in cui si riapre di nuovo da capo l'indicazione del luogo di chiusura. Cattivo e crociato dai cretti che lo scrivevano, gli hanno tagliato d'incanto una gamba, ha perso lo stesso discorso da dietro la morte. Adesso è sereno, resta e guarda quanti fanno i glifi inutili sulle ossa, ne spia a decine dalla sua Cipro lontana, avanti nel metodo, persa, numerica. La freccia trapassa Marie. La Marie è ovviamente il paradossale oggetto du Champion. Ma quindi Marco, grazie anche per questa lettura. Dunque io spero di essere all'altezza per farti qualche altra domanda, che poi comunque ripercorre anche un po' del dialogo che è avvenuto sino ad adesso. E, in particolare mi piaceva partire dal riferimento che hai fatto prima, no, al tuo lavoro in libreria, no? E quindi colgo l'occasione intanto anche per spezzare un po' il ritmo, per ringraziare il Modo Info Shop che ci ospita, la libreria che ci ospita qui a Bologna per questa intervista. E inoltre mi aveva colpito questo esempio che tu avevi fatto, no, di questo libro che è inversamente rilegato, se così si può dire, no? E proprio questo era stato materia di riflessione tra di noi, in particolare sempre spulciando nella rete. Ci siamo imbattuti in questa tua affermazione, non ricordo se fosse un'intervista così, una sorta di, chiamiamolo, idiosincrasia o comunque insomma di poca sensibilità, poi tu mi correggerai se sbaglio, verso la forma romanzo. Allora noi, così, forse un po' avventurosamente, però ci dirai tu se quanto è avventurosa questa riflessione, abbiamo fatto un parallelismo, ci abbiamo pensato, questo rapporto di cui abbiamo parlato sinora che hai con lo spazio e col tempo, comunque non che tu, insomma, che viene rappresentato nella tua poesia, quindi uno spazio con delle reciprocità continue, un tempo in cui convive il passato, il presente e il futuro, e sono forse queste delle ragioni che forse nel tuo profondo possono essere collegate, diciamo, a questa... Così è questo tuo atteggiamento nel confronto del romanzo? Sì, la mia addirittura insofferenza a volte per la forma romanzo, ma non per la forma romanzo in sé, quanto per il romanzo trattino tipo, il romanzo tipico. Molti mi potranno obiettare che se c'è una forma che non è tipizzabile è proprio il romanzo, perché è il grande contenitore che è stato in grado di raccogliere troppi materiali. È anche un grande predatore, nel senso che una delle riflessioni più interessanti che mi è capitato di leggere sul romanzo in generale si deve a Franco Moretti, a mio modesto avviso, che è studioso tra i maggiori della forma romanzo, appunto. Che, se non sbaglio, nell'ultimo capitolo di Opere Mondo, annunciando uno studio che poi non so se poi lui abbia ripreso altrove, perché poi sono stato un lettore discontinuo dopo quell'opera lì, quel libro lì, ho letto Segni e stili del moderno, l'opera invece a mio
modo di vedere più interessante di Moretti, però opere mondo, insomma, chiaramente aperto anche delle interessanti linee di osservazione, di decifrazione della, non soltanto della struttura romanzo, ma proprio dell'opera mondo, quindi di tutto Joyce, tutto Eliot, tutto Pound, via andando per sentieri modernisti. L'ultimo capitolo parla del romanzo come una sorta di predatore, che nel momento in cui arriva in un contesto dove altre forme di vita più varie, più numerose, si trovano ad allineare, a vivere in maniera più o meno conflittuale, ma insomma positiva, e a divertire i lettori, si prende tutto lo spazio, divora tutto e diventa la specie dominante. Questo, se vogliamo, lo vediamo già e lo constatiamo perfettamente in Occidente, nel nostro contesto, in cui anche un critico non particolarmente vicino alle posizioni della ricerca, scrittura di ricerca e della scrittura d'avanguardia, come Alfonso Berardinelli, recentemente appunto ha nel suo pamphlet dichiarato molto, molto fortemente, con molta forza ed energia, che un editore o tutti gli editori, se potessero oggi, scriverebbero romanzo anche in testa, non so, ai libri di cucina per poterlo vendere. Perché evidentemente dal punto di vista merceologico è quella l'etichetta che fa girare il denaro, la distribuzione. Quindi una merce che nel momento in cui arriva divora le altre. Lui faceva, Moretti, in questo capitolo, l'esempio dell'America Latina, che luogo dove tradizioni, se non sbaglio, adesso sto citando da una lettura fatta penso una quindicina d'anni fa, quindi penso di avere anche qualche defiance magari nella memoria, mi aiuterà chiunque poi ascolta l'intervista, leggerà e confronterà. E là, appunto, arrivo del romanzo in America Latina disintegra e distrugge, riassorbe in sé, quindi anche poi prendendole nella propria tessitura romanzesca, quindi non le distrugge in senso assoluto, le ingloba come una pianta, come un insetto divorato, le forme minori, la fiaba, il racconto popolare, e le mille appunto forme che appunto le popolazioni normalmente appunto producono per tramandare a se stesse tutta una serie di cose, per raccontarsi che cos'è il senso di essere vivi e di appunto comunicare e parlare.